Che momento si sta vivendo in casa giallorossa? Ma, sicuramente non bruciano queste tre sconfitte in fila, però non dimentichiamoci che comunque siamo lì, quindi non è tutto da buttare, c'è stato un po' di rammarico più che altro per le due sconfitte con Imola e con Ferrara, questo è chiaro. Con Trieste sapevamo di andare lì e di dover giocare la nostra miglior partita possibile per poterli battere, però già domenica c'è stata una reazione di orgoglio, di voglia, che ci porterà sicuramente ad essere più pronti domenica al derby. Ecco, e cosa ti fa pensare positivo in vista del derby di domenica? Fa pensare positivo la reazione che c'è stata subito a Trieste. Secondo me il meno 18 non è stato un risultato molto veritiero, perché comunque fino a metà quarto quarto eravamo 6-7 punti, poi Jenny Lidze non ne sbagliava una, Baldasso anche, Cavaliero ha fatto canestri importanti che ci hanno un po' spaccato le gambe, e poi è finita con un meno 18, ma ripeto, per tre quarti siamo stati lì concentrati sul pezzo, perché in vista di queste due partite prima della Coppa Italia vogliamo far bene.